Sindaco, qual è l'augurio per questo Natale 2021? L'augurio è che possiamo davvero diventare comunità. Solitamente quando si fanno gli auguri di Buon Natale ci si riferisce a un modello di vita. Noi vogliamo riprendere questo modello per essere pronti a fare tutta la nostra parte, a donarci, a ispirarci a un modello di nuovo umanesimo, di fraternità che deve condividere tutta la comunità marsalese. E questo è il nostro auspicio, perché da questa situazione di crisi ne possiamo uscire tutti assieme con una consapevolezza maggiore di essere cittadini e comunità. È chiaro che ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare dall'amministrazione, che manterrà fede agli impegni assunti in campagna elettorale un anno e mezzo fa, proprio per cercare di poter uscire insieme da questo tunnel, in una collaborazione sempre più stretta rispetto a chi vuole dividere. Noi lavoriamo per unire. A pochi giorni di Natale, qual è l'augurio del Presidente del Consiglio Comunale di Marsala alla cittadinanza? Ma stiamo arrivando alla fine di un 2021 che è un anno particolarmente difficile per la nostra città, ma anche per la nostra nazione. Anche durante questo periodo di festa siamo soggetti a delle restrizioni particolari dovute a questo virus, che stanno mettendo naturalmente in ginocchio anche le famiglie, che sono costrette a fare ulteriori sacrifici. E veniamo fuori da 2 anni di sacrifici, quindi l'augurio più grosso che posso fare è quello di poter passare un Natale sereno, all'insegna della salute, della speranza, della serenità, e in modo particolare dico che ci possa essere un nuovo anno un po' più sereno per tutti, che questo virus ci possa lasciare un po' di spazio per poter vivere, ma nello stesso tempo dico siamo costretti a conviverci, e quindi per limitare il più possibile i danni l'unica raccomandazione che faccio ai miei concittadini è quello di stare attenti a quelle che sono le restrizioni che vengono richieste, quindi dalla normativa, avere rispetto prima per loro e poi anche per gli altri. Onorevole, siamo in clima natalizio, quale di auguri da deputato regionale per questa collettività? Gli auguri, innanzitutto il pensiero va ai fragili, va ai deboli, va a coloro che hanno problemi, sapete che sono un avvocato e quindi io almeno fino a prima di avere queste funzioni anche istituzionali trascorrevo il 24 nelle carceri della Sicilia per fare gli auguri ai detenuti. Continuo a farlo ovviamente, ma con tempi molto ristretti e limitati, perché ci sono per ragioni del Covid anche momenti e motivi per ridurre questi spazi umani e personali che mi legano alle persone che stanno peggio di noi, che hanno problemi, che hanno disagi, che hanno grandi preoccupazioni, e ce ne sono veramente tanti, non ultimi gli abitanti di Ravanusa, che ci sono stati i morti, ci sono coloro che sono stati graziati dalla sorte, ma che comunque hanno grandissimi problemi, hanno dovuto evacuare le abitazioni, si trovano in situazioni veramente, veramente di grande disagio. Abbiamo cercato in questi giorni, fino a ieri, di trovare delle soluzioni, perché non ci sono tempi brevi, ci sono tempi lunghi, sia per quanto riguarda la sistemazione, per quanto riguarda la riedificazione e la riqualificazione del territorio. Comunque speriamo bene, speriamo in un Natale giusto, che si abbia la speranza, perché Natale ovviamente non è un giorno particolare, perché il ricordo e il rispetto del prossimo lo si ha ogni giorno. Serve, è un giorno però che serve per riflettere, e dobbiamo riflettere soprattutto verso coloro che hanno bisogno, verso coloro che hanno problemi, e non è festa per tutti. Siamo in clima natalizio, gli auguri di Emanuele Curto, deputato all'Assemblea Regionale Siciliana, verso la città e la collettività. Ma l'augurio inevitabilmente di buona salute a tutti, buona ripresa, buona armonia, e soprattutto un appello a tutte le persone che ancora non si sono vaccinate. Questo è un momento per farlo, è il momento giusto, anche i bambini, come vedete, stanno per essere vaccinati. Allora dobbiamo darci davvero il piacere di stringerci la mano e di riprenderci la nostra vita. Per poterlo fare dobbiamo vaccinarci, quindi il mio augurio è veramente che questo Natale possa portare a tutti la sensibilità e la serenità necessaria per poter fare questo passo. E poi naturalmente il mio augurio va a tutte quelle famiglie disagiate che hanno difficoltà
a tutte quelle imprese che sono state danneggiate anche a causa della pandemia, a tutti coloro fragili, appunto, soggetti che hanno particolari bisogni a cui bisogna, per i quali bisogna lavorare e con amore stringersi, perché si va avanti se tutti andiamo avanti, si progredisce se tutti progrediscono, si può lavorare meglio se tutti lavorano. Questo è il mio auspicio, perché questo Natale sia veramente anche foriero di questa speranza.